Finalmente è il momento del video dei prodotti finiti, perché ho un bel po' di cosine da farvi vedere e finalmente sono tornate anche le candele, perché era da un po' che non finivo candele, ma semplicemente perché o magari utilizzavo i votivi o comunque le tarte, quelle non ve le faccio vedere, vi faccio vedere sempre insomma le jar. Ho due candele nuove. Nuove nel senso che non sono Yankee Candle, e le avevo prese così perché mi attirava il packaging. Allora, una è questa, che è della marca Candle Berry Co. E mi piaceva questo packaging perché era tutto sull'azzurro, carta da zucchero, era molto carina come candela, poi con questo tappo nero mi piaceva un sacco. E questa era all'olio essenziale di eucalipto. Allora, questa candela l'ho utilizzata, mi sembra che avesse tre stoppini, due o tre stoppini, ma sapeva di incenso, quindi non mi è piaciuta proprio perché sapeva di incenso, e sinceramente sentire odore di incenso in giro per casa è anche un po' inquietante. Non mi è piaciuto, quindi questa la boccio, ma più che altro per l'odore, perché a me personalmente non piaceva. L'altra è questa, che ricorda molto le Yankee Candle, ma non è, ed è della marca Goose Creek, e questa è Milk Chocolate Cupcakes. Quindi il packaging è carinissimo perché fa venire veramente fame. Allora, questa mi è piaciuta, anche se non aveva un odore fortissimo, era un odore molto molto delicato, un odore dolciastro molto delicato, sì, con un sottofondo di cioccolato. Questa mi è piaciuta fino alla fine, e anche se era un pochino più stretta delle Yankee Candle, e riuscire comunque ad accenderla fino alla fine non è stato semplice, però insomma ce l'ho fatta, quindi anche questa. E questa mi è piaciuta. Poi due prodottini di Naturemed. Allora, ho lo struccante, questo Natura, che è quello all'argilla bianca. Allora, questo l'ho utilizzato tutto, diciamo che per prelevarlo ho utilizzato alla fine un pennello, però sono riuscita a prelevarlo tutto. Ogni tanto ci spruzzavo l'acqua termale per renderlo comunque un pochino più liquido, perché è difficile anche farlo uscire, che comunque è molto molto pastoso. Però insomma, a parte questo, è uno struccante che non è la prima volta che uso, l'ho riutilizzato altre volte, mi piace un sacco perché mi piace proprio l'effetto che mi dà sulla pelle. Sento, sarà un'idea mia perché vedo che è l'argilla bianca, ma mi dà proprio un senso di naturale piuttosto che di finto. Quindi è un prodotto che mi piace, perché comunque sento che la pelle poi è veramente pulita. Così come mi è piaciuto anche il fitobalsamo per capelli, questo è per tutti i tipi di capelli e dà elasticità e lucentezza. Allora, anche questo a me è piaciuto, ma non è la prima volta anche questo che lo utilizzo. Diciamo che una pecca, se così si può dire, è che non ha un forte profumo. Magari per i prodotti per capelli un buon profumo è meglio, no? Perché comunque, che ne so, riempie un po' il box doccia, e quindi anche il momento in cui ci si rilassa, ci si coccola con un buon profumo. Quindi questo profumo non ce l'ha particolarmente, però come prodotto è veramente buono, perché nonostante io abbia i capelli corti ho bisogno comunque del balsamo perché mi si seccano molto, e quindi questo sicuramente insomma lo riprenderò tra un po', perché comunque alterno un po' i prodotti, non utilizzo sempre gli stessi sia per la pelle che per i capelli. Un prodotto inutile, ma lo sapevo già prima di comprarlo, però ci ho provato anche stavolta, è questo della Geomar, il gel freddo drenante agli oligoelementi del Mar Morto contro gli inestetismi della cellulite. Ovviamente è un prodotto che non fa niente.
niente, sì, assorbimento ultra rapido, dà quell'effetto di freddo, però insomma dire che visibilmente migliora la situazione, no, ma come tutti questi tipi di prodotti, quindi lo boccio, ma sono io testarda che continuo a comprare sempre questi prodotti anticellulite. Poi finalmente, dico finalmente perché io credo che neanche esista più questo prodotto dalla MAC, non lo so, ce l'ho da una vita, ma non perché non l'abbia usato, anzi lo utilizzavo tutti i giorni, ma è proprio perché ne basta pochissimo. Questo è un gel detergente, sì, un gel, è un detergente ed è quello di quella linea Marine Bright Formula. Questo che avevano queste, tutti questi prodotti che avevano questo packaging, tra l'altro carinissimo, e della linea, insomma, MAC Lightful. A me è piaciuto tantissimo, è piaciuto moltissimo il profumo. Io questo qui lo utilizzavo anche con il Foreo, forse anche per questo che ci ho messo una guida, perché comunque con il Foreo basta veramente pochissimo prodotto, e mi è piaciuto tanto perché comunque è morbido, crea subito una bella schiuma e non secca la pelle. A me è piaciuto tantissimo, però finalmente l'ho finito perché non ne potevo più di vedere sempre in giro questa boccetta. Ho terminato questa spuma per i capelli Ricci Perfetti della Pantene. Allora, io attualmente non la uso più la spuma, trovo molto meglio il gel, quindi con i capelli bagnati applico il gel, magari con un olio anche, mi trovo meglio, però insomma le spume vanno sempre bene, io le ho sempre utilizzate e adoro i prodotti questi per capelli della Pantene, di qualunque linea, anche testa nera, tutti. E questa insomma sì, è piaciuta perché comunque non vado ad appiccicare assolutamente i capelli, anche se la tenuta è forte, però no, sono fantastici perché eliminano il crespo, li rendono comunque morbidi, basta anche un colpo di spazzola e se sono un pochino appiccicati si districano, insomma fantastici. Poi altro prodotto di Naturemed è il bagno schiuma alla rosa, fragranza di rosa, e questo mi è piaciuto perché questo ha veramente profumo forte di rosa. E quindi, vabbè, se non vi piace la rosa, niente, però se vi piace, questo è fantastico e soprattutto è idratante, perché non sempre applicavo la crema dopo la doccia e questo l'ho trovato veramente idratante. E comunque anche questo basta veramente poco per lavarsi, quindi ottimo prodotto. Questo non l'avevo mai provato. Poi ho finito, l'ho utilizzato più che altro come crema corpo perché non mi andava di portarlo fino all'anno prossimo, questo dopo sole, perché poi quest'anno io al mare praticamente ci sono andata, ma credo, ma nemmeno 10 volte, e quindi avevo preso dall'anno scorso questo dopo sole della Hawaiian Tropic, questo è quello all'aloe, è un gel verde all'aloe. Allora, non mi è piaciuto, l'ho finito, l'ho utilizzato come crema idratante, ma non mi è piaciuto, non mi piace la sensazione sulla pelle, nonostante sia un prodotto che si asciuga subito, ma non lo trovo idratante e non mi piace la consistenza, non mi piace il profumo perché non profuma quasi per niente. A me questi prodotti della Hawaiian Tropic mi avevano, diciamo, attirata perché sapevo che erano comunque super profumosi e quindi ero curiosa di provarli, ma questo mi ha delusa. Probabilmente l'anno prossimo proverò un altro dopo sole della Hawaiian Tropic, ma sicuramente non in gel e non all'aloe. Però probabilmente è anche colpa mia perché comunque l'aloe già di suo non profuma, quindi non so che cosa mi aspettassi da questo prodotto. Comunque non mi è piaciuto nemmeno il livello di idratazione che aveva, perché secondo me non era idratante. Poi vediamo, mancano ancora un paio di cose. Ho terminato un prodotto allucinante. E lo dico, io che ho i capelli corti, non oso immaginare come ci si possa trovare una persona che ha i capelli lunghi.
Allora, il Rococò, che è uno shampoo di Lush al cocco, contiene veramente pezzettini di cocco. Allora, il profumo è buono, anche il risultato mi piace, rende comunque i capelli morbidi. Io l'avevo preso proprio perché c'era comunque cocco, olio di cocco, quindi sapevo che faceva bene per i capelli e lo avevo preso. Ma ci sono questi pezzettini di cocco che si impigliano ovunque, e nonostante dopo io avessi anche applicato il balsamo, ogni tanto qualche cosino spuntava, quindi c'era proprio il terrore di dover andare in giro e magari scoprire di avere qualche pezzetto di cocco in giro per la testa. Quindi da questo punto di vista non mi è piaciuto. Poi sarà che era stato, diciamo, fermo per un po', perché non è che l'ho preso e l'ho utilizzato, ma all'inizio, quando l'ho prelevato, l'ho trovato veramente molto denso, molto secco, duro, e quindi lo andavo a diluire con l'acqua. Poi però mano a mano sul fondo diventava sempre più morbido, più liquido, quindi probabilmente l'olietto, comunque tutti questi oli, si erano depositati in fondo al barattolino. Quindi se lo volete provare e non vi spaventa l'idea di trovarvi pezzettini di cocco in giro per la testa, secondo me va mescolato prima di utilizzarlo, perché sotto c'è tutto l'olietto. E comunque c'è scritto proprio sì che è per i capelli ricci specifico, e quindi diciamo che questo mi è piaciuto, ma con dei ma cose un po' così. Comunque sì, lo promuovo. E poi ho terminato questa crema idratante di Studio 5, è la Skin Repair Moisturizer, che contiene olio d'oliva, olio di jojoba e vitamina E. Nonostante io non ami i prodotti Studio 5, per fortuna non c'è più, non li fanno più, devo dire che questa mi è piaciuta. Trovavo veramente che fosse ben idratante, si assorbiva rapidamente, lasciava una certa sensazione di un po' appiccicaticcio, ma leggero, quindi diciamo che poi comunque truccando si spariva. Quindi diciamo questo prodotto di Studio 5 lo promuovo. E basta, questi sono tutti i prodotti che ho finito tra settembre e questi primi giorni di ottobre, quindi sono un bel po', sono contenta. E niente, vi ricordo che sotto trovate i link per tutti i social dove mi trovate, e vi ricordo anche di attivare la campanella vicino al canale, vicino al bottoncino iscriviti del canale, per essere informati quando pubblico video. E niente, io vi aspetto sui social, vi aspetto qui per il prossimo video, che spero sia presto, e perché voglio fare un video di disegno. E niente, alla prossima, ciao.